Le anticoagulanti nella popolazione anziana sono molto importanti soprattutto per due patologie: tromboembolismo veloso, trombosi venosa, embolia polmonare e la fibrillazione atriale. Gli vecchi anticoagulanti, gli antivitamina K, sono utili e sono ancora efficaci, però gli anticoagulanti diretti ormai prendono sempre più piede per la loro maneggevolezza, perché possono essere usati senza monitoraggio di laboratorio, quindi facilito anche l'aderenza, che per l'anziano è importante, e poi perché danno meno emorragie cerebrali, che naturalmente è una complicanza più frequente negli anziani. Sono molto usati, sono usati, diciamo, nel complesso in maniera appropriata e hanno cambiato sostanzialmente la vita a molti dei nostri pazienti, diciamo soprattutto quelli con fibrillazione atriale, che non dobbiamo ricordare che negli ultra ottantenni, in Italia ce ne sono tanti, è presente in un caso su 10.